Buongiorno a tutti, saluto i partecipanti al dibattito, saluto i nostri panelist. Come sapete, il tema di oggi è il grande pacchetto che ha presentato e ha confezionato ieri la Commissione europea per aiutare il rilancio dell'economia in Europa dopo questa tempesta terribile che è stata la pandemia anche per il settore economico e produttivo di tutto il continente, non soltanto dell'Italia, e anche purtroppo proprio il fatto che abbia colpito tutti renderà probabilmente un pochino più semplice aiutare anche chi ha finito. Saluto i nostri panelist, che sono Maruccia Feroni, che è fondatore e presidente di Facility Life, che è una grande realtà che ha posto preso tutti in corso di pochi anni, è diventata importantissima, ha sviluppato un software brevettato in 46 paesi e ormai è uno dei protagonisti assoluti del settore in Italia e evidentemente non so. Poi abbiamo Antonio Barreca, che è il direttore generale di Federturismo Confindustria, che rappresenta una delle categorie più colpite gli effetti della pandemia, e Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, che è quella meritoria associazione che raggruppa tutta la filiera alimentare italiana, praticamente dalla terra alla tavola, passando per la grande distribuzione, la produzione, la grande distribuzione, il trasporto, la conservazione, tutto ciò che riguarda l'alimentare in Italia passa per le mani di Scordamaglia, che è stato anche presidente di Federalimentare per molto tempo. Allora, quindi ringrazio i nostri tre ospiti, ringrazio Stefano per aver aperto questo incontro, ringrazio Antonella Dente che si occuperà della regia del nostro incontro. Dunque, cosa ha presentato la Commissione? Ha presentato un piano certamente mai visto nella storia europea, che è composto di vari pacchetti, ce n'è una parte da 540 miliardi che oramai è già partito, si sta già concretizzando, e una nuova parte che la Commissione ha lanciato ieri. Ricordiamoci, la Commissione ha proposto qualcosa che poi gli Stati dovranno approvare e anche i Parlamenti, perché questi 750 miliardi che la Commissione chiede siano messi sul tavolo dovranno essere approvati dai parlamenti di tutta l'Unione Europea, quindi il processo è abbastanza lungo. La Commissione ottimisticamente ha previsto anche, siccome questo piano andrà a regime a partire da gennaio dell'anno prossimo, perché è stato integrato questi 750 miliardi con il quadro finanziario pluriennale dell'Unione, che va dal 21 al 27, che è lo strumento finanziario con il quale l'Unione Europea realizza i suoi progetti. Anziché fare due cose separate, la Commissione ha scelto di mettere tutto insieme in maniera di integrare a tutto vista al massimo gli interventi e aumentare di fatto la potenza di fuoco. L'Italia in questi 750 miliardi saranno in buona parte 500 miliardi, cioè due terzi, saranno contributi cosiddetti a fondo perduto e 250 invece saranno prestiti. L'Italia complessivamente dovrebbe prendere 370 miliardi, 173, però il dato ufficiale della Commissione non è ancora uscito. L'unico dato ufficiale che abbiamo sono che ci saranno 63 miliardi di grant, 68 scusate, però ancora la tabella con scritto quanto ognuno può chiedere, poi non si è obbligati a chiedere tutto. Là ci saranno però sostanzialmente delle condizioni. Le condizioni per accedere al prestito sono che i governi presentino dei piani di intervento per il rilancio dell'economia che abbiano che corrispondano ai progetti che l'Unione Europea ha già in campo, cioè sono sostanzialmente l'economia verde, il Green Deal, la digitalizzazione europea e potenziare la resilienza, cioè la capacità di reagire alle crisi sostanzialmente in questo momento, soprattutto alle crisi naturali, nelle quali rientra purtroppo anche questa crisi sanitaria,
ma anche resistere alla crisi, a una crisi economica, dandosi una struttura più robusta. E qui c'è la parte che qualcuno giudica un po' pesante, cioè che la Commissione lega l'elargizione di questi contributi agli Stati alla programmazione e realizzazione di un programma di riforme. Cioè, io ti do i soldi per fare gli investimenti nel turismo, nel digitale, nella politica agricola, nuovi interventi, però in cambio tu, paese, mi devi promettere che farai delle riforme perché questi settori potranno funzionare meglio, quindi la pubblica amministrazione, quindi la giustizia e ovviamente le politiche per gli investimenti. Lo sforzo è enorme, il governo italiano ieri era in brodo di giuggiole, anche se è in brodo di giuggiole in questo momento, vuol dire far finta di dimenticare che noi avremo più soldi di tutti gli altri, perché siamo quelli messi peggio di tutti gli altri. Cioè, questi soldi non sono un premio per chi ha vinto una corsa, ma sono una ciambella per chi sta rischiando di affogare. Noi abbiamo qua tre eccellenze italiane, come ho detto, il turismo, l'agroalimentare e alcuni settori del digitale sono molto avanti e vogliamo parlare con loro per capire che cosa loro pensano di questo piano e di cosa c'è bisogno in Italia perché questi soldi arrivino e portino frutto, che non si perdano mille rivoli o che restino incastrati nelle banche come è stato per il piano Juncker, con le banche che non si fidavano aspettare. Come è successo anche adesso con alcuni interventi del governo, 20.000 euro che dovevano prendere piccole aziende, non sono riuscito ad averli perché le banche hanno difficoltà procedurale. Noi abbiamo preparato anche un sondaggio, anzi due, e adesso manderemo il primo, al quale tutti quanti siete invitati a rispondere. E questo lo mandiamo sia adesso all'inizio sia alla fine per vedere che piega ha preso il dibattito nell'opinione dei nostri ascoltatori. Le imprese italiane sono in condizione di cogliere l'opportunità del piano della Commissione? Sì, no, non so. Ecco, ognuno può rispondere come vuole e poi quando arriveranno i risultati da Roma arriveranno. Io direi di iniziare con Mariuccia Peroni, che è la presidente di Facility Life, senza una domanda, che sensazione ha di questo grande progetto? Allora, innanzitutto grazie per avermi invitata in questo contesto così prestigioso. Beh, allora, è stato detto anche prima che il rilancio dell'economia europea è cosa tutt'altro che facile. Soprattutto nel momento in cui ci troviamo tutti a essere immersi in un momento di grande discontinuità, in una discontinuità dalle dimensioni straordinariamente importanti. Non che noi non fossimo abituati alla discontinuità, a dire la verità, perché negli ultimi 3 decenni è stata la nostra continuità. Dagli anni 80, quando il digitale ha preso il posto dell'analogico, gli anni 90, quando internet ha insegnato a tutti noi a percepire e usare il tempo e lo spazio in modo diverso. Poi ci sono stati gli anni 2000 con la crisi delle dot-com e la bolla di internet, il 2008 la crisi finanziaria generata dal fallimento della banca d'affari americana. Diciamo che siamo stati abbastanza abituati alla discontinuità, mai però delle dimensioni in cui ci troviamo adesso, anche perché abbiamo la concomitanza di avere sia la crisi sanitaria che finanziaria che pesano e hanno fatto esplodere questa situazione. Cosa vuol dire essere in un momento di discontinuità? Vuol dire che saltano tutte le regole, che tutto quello che era abitudine prima non lo è più, quelli che erano gli scenari di prima non lo sono più e che bisogna avere una nuova visione, una nuova visione e delle nuove regole. E devo dire che quello che è stato presentato come progetto, come programma, non si è mai visto. È stato veramente una grande dimostrazione di visione nuova.
soprattutto anche per la qualità e la dimensione della risposta. Quindi questo grande progetto di rilancio economico che, come anche prima dicevi tu, si basa su due, tre pilastri. Uno è il digitale, fuori discussione, l'abbiamo visto tutti in due mesi di lockdown, praticamente si è ridotto un gap digitale che ci sarebbero voluti anni per ridurlo, dove tutti, anche chi era diffidente nei confronti della tecnologia, nei confronti del digitale, vuoi perché per età o perché professionalmente lontano dall'utilizzo di questi strumenti, in realtà si è accorto quanto invece sia utile, quanto invece possa essere buono, tra virgolette, perché abbiamo imparato tutti delle abitudini che chissà se abbandoneremo completamente dal fatto dell'e-commerce di vicinato, no? Dei negozi di prossimità, al fatto anche, qui andiamo nella direzione dell'altro grande pillar che è il green, del fatto che tante volte non sarà più necessario spostarsi per fare delle cose perché ci viene in aiuto il digitale. E quindi cosa scopriamo sostanzialmente? Che il digitale diventa trasversale, è un'industria trasversale che può dare linfa a tutte le altre industrie. Quindi direi che si punta molto su questo fattore. Tutto il progetto che viene definito anche dal nome che porta è tutto giocato sul futuro, è quasi una questione di generazionale, no? E una manovra di queste dimensioni con tutti questi soldi non si è mai vista, l'abbiamo detto. Forse possiamo dire che l'Italia in qualche modo può avere anche avuto la sua componente in tutto questo. Adesso però arrivano i giochi veri, arriva il fatto che c'è un'occasione sul tavolo che non si può sprecare, si deve giocare nel migliore dei modi. E qui ci sono due temi importanti in questo ambito. Il primo sicuramente è la mancanza di abitudine nel maneggiare così tanto denaro. E quindi serviranno delle competenze di altissimo livello. Serviranno veramente un insieme di competenze. Anche per avere una visione di lungo periodo, cioè essere in grado di pianificare il lungo periodo, un po' come era stato nell'Italia del dopoguerra. E qui non si può sbagliare, bisogna veramente avere a fianco le menti migliori. L'altro tema importante è invece quello della tempestività, quello del tempo, perché si parla di ammontare importante ma che arriverà, no? Si parla della primavera del 2021, dell'inizio del 2021, 10 mesi, 8 mesi, 6 mesi, è comunque tanto, perché abbiamo bisogno oggi. Allora dobbiamo pensare ad un bridge per aiutare le imprese, per aiutare il commercio, dobbiamo anche pensare a togliere tutta quella burocrazia che comunque continua ad esserci e abituarci a inserire delle regole nuove, perché non si può giocare un gioco nuovo con delle regole vecchie. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che le imprese non sono riuscite ad arrivare ad avere i benefici finanziari che il nostro governo ha messo in campo, perché c'è tutto un apparato burocratico che dice che io do i soldi solamente alle aziende che sono bancabili. Ma scusate, se io sono bancabile non ho bisogno forse di aiuto. E quindi c'è un po' da rivedere, secondo me, anche a livello proprio di facilità per arrivare a questi aiuti che ci vengono in aiuto fortunatamente. Io ho visto un grande... Allora, io vi sto parlando da Pavia. Pavia è la città che è vista a 40 km da Codogno, dove è stato trovato il paziente 1, ed è la città dove il Policlinico di San Matteo
ha portato avanti gli studi sulla terapia del plasma. E quindi sono in una zona dove che ne ha risentito tanto di tutto questo impatto così violento, di questo shock. Perché poi si parla anche di resilienza, ma la resilienza è anche la capacità di rispondere agli shock, no? E la resilienza è una capacità evolutiva dell'uomo, ce l'abbiamo innata, altrimenti non avremmo fatto tutti i progressi. Dobbiamo cercare di incanalarla nel migliore dei modi. Qui a Pavia io ho visto una grandissima attenzione proprio anche nei confronti dell'aiuto reciproco, ma anche fra imprenditori, tutti, da associazioni industriali agli imprenditori singoli, ai commercianti, tutti si sono proprio dati un grande affare nell'aiuto, nelle donazioni. Io che mi occupo di digitale mi sono fatta carico con la mia azienda, Facility Live è un'azienda che viene definita dai media internazionali The European Search Platform. Cioè sono quelle piattaforme digitali che, se ben utilizzate, possono portare veramente una ripresa del territorio, come negli anni 40, 50, 60 le piattaforme fisiche avevano fatto dei territori dove venivano portate il motivo di rilancio, così le piattaforme digitali oggi. Noi abbiamo donato alla città di Pavia questa piattaforma che si chiama Scopri Città, che è una piattaforma che ha voluto aiutare Pavia nel momento della necessità, ma che vuole essere anche una piattaforma per una nuova partenza, quindi di sviluppo, dove praticamente tutte le informazioni che fanno a capo una città, compreso il turismo, l'e-commerce, eccetera, vengono messe a disposizione dei cittadini. Ecco, io penso che se tutti noi riusciamo a capire l'importanza dell'unione, di fare anche sinergia fra di noi, capire qual è veramente il bisogno che c'è da soddisfare, credo che potremmo lavorare veramente tanto insieme e anche molto bene. Bisogna aprire un po' la mente, bisogna usare la visione. E se mi permetti un'ultima battuta, perché so che i minuti sono sì, contingentati per tutti, che se vuoi riprenderò dopo, permettimi di avere un motto di orgoglio di genere per la proposta che è stata presentata. E qui vi taccio. Certo. È vero, anche questo è importante. Grazie Maruccia, perché l'Europa ormai ha tante donne nei posti chiave, c'è la Presidente della Commissione, ma anche la Presidente della Banca Centrale Europea, la Commissaria della Concorrenza, quindi buona parte dell'Europa è in mano alle donne adesso. Speriamo che funzioni, sembra bene. Parliamo adesso invece, passiamo a un settore che è stato fortemente colpito da questa pandemia, che è il turismo. Passiamo ad Antonio Barreca, il direttore generale del turismo. Lorenzo, non so se vuoi mostrare i risultati, sì, del sondaggio. Sì, volevo soltanto introdurlo e dire prima, però mostriamo il sondaggio, che sono arrivati i risultati. Se lo puoi mettere online. Le imprese italiane sono in condizione di cogliere l'opportunità del piano della Commissione, sì per il 37%, no per il 21%, 42% non so. Quindi insomma non c'è questa grande sicurezza che l'Italia si riuscirà a cogliere l'opportunità. Vediamo alla fine del dibattito se i nostri ascoltatori saranno tranquillizzati dai nostri panel. Prego, Antonio, so che c'è il turismo e purtroppo per lui sugli scudi in Europa, oggi è stato un dibattito in Parlamento, in Italia stanno arrivando nuovi provvedimenti legislativi. Cosa ne pensi di questo piano? Perché all'inizio di questo piano Timmermans sparò il 20% deve andare al turismo, però questo dettaglio diciamo non c'è nei documenti che sono scritti adesso. Cosa ci dici? Può servirci? Ma Lorenzo, innanzitutto io aggiungerei un'altra domanda, un'altra risposta nel quesito che avete inviato, che dipende, perché la misura in cui le imprese riusciranno a utilizzare questi finanziamenti non dipende soltanto dalla loro capacità di attingere o meno,
dipende dal modo in cui ovviamente saranno preparati, diciamo, queste le modalità di accesso a questa tipologia di fondi, la tempistica, se non finiranno in burocrazie infinite, e lo diceva prima Mariuccia, che poi finiscono per rallentare notevolmente tutti i lavori che in questo periodo stiamo cercando di portare avanti sia a livello privato con le imprese che a livello pubblico. Quindi sì, io avrei aggiunto anche dipende. Certo che dal punto di vista di Confindustria io ti posso rispondere sì, siamo tutti pronti, però se ti posso fare l'esempio di quello che è successo in Italia in questo periodo, noi nel decreto Cura Italia, che è il primo strumento che il nostro paese ha messo in campo per venire incontro alla pandemia, ci sono tutta una serie di cose che non siamo, di strumenti che non siamo ancora riusciti a utilizzare. E la stessa cosa sul decreto liquidità, è stato scritto in fretta e furia, mancano tutta una serie adesso di circolari attuative e le imprese non riescono ad ottenere, per esempio, la liquidità, nonostante stiano seguendo tutte le prescrizioni che sono state preparate dalle istituzioni. Quindi non è un tema di essere pronti o meno, è un tema se gli strumenti che poi vengono creati per utilizzare queste risorse funzionano o meno, è un tema diverso. Allora finisco, cioè mi collego al tema principale. Allora, la condizionalità che la Commissione ha posto sull'utilizzo di questi fondi può essere utile, cioè io questi soldi te li do, te ne do una buona parte, tra l'altro a fondo perduto, e non è irrilevante in questo periodo, però mi devi spiegare poi come dai questi soldi. Perché se utilizzi gli strumenti attuali, è molto probabile che questi soldi alla fine non arriveranno dove devono arrivare, non arriveranno nei tempi in cui devono arrivare e non verranno utilizzati forse per le cose che servono davvero in questa fase. Capisco l'approccio della Commissione, è corretto, noi siamo il paese forse con il sistema burocratico più complesso e ingolfato del pianeta, e siccome siamo il primo paese per dotazione finanziaria di questo strumento, trovo corretto che la Commissione dica: mettete in campo un progetto serio di riforme fiscali, del lavoro, della giustizia, sulla burocrazia, e piano piano vi daremo queste risorse. Quindi questo è un approccio corretto. Sul tema che riguarda invece il nostro settore, noi purtroppo stiamo vivendo il momento peggiore della storia dell'industria turistica, ma da sempre, da quando nasce. Quindi non abbiamo nemmeno gli strumenti per capire come uscire da questa situazione. Nonostante la nostra sia l'industria più resiliente al mondo, perché è un settore che non ha mai smesso di crescere, nemmeno nei periodi peggiori, dopo gli attentati terroristici, le Torri Gemelle, la Primavera Araba, con tutti gli attentati che ci sono stati in Spagna, in Francia, il settore ha continuato a crescere un 5% l'anno stabile, con punte del 10% in tante destinazioni. Mentre quello che è successo quest'anno è qualcosa che ha completamente azzerato a livello planetario l'industria del turismo, perché ha colpito la parte più sensibile dell'attivatore della nostra industria, che è la volontà di partire, non la possibilità, perché le possibilità piano piano torneranno. Quello che invece in questo momento stiamo registrando è che la gente adesso ha paura di partire, non sta scattando quel meccanismo che scattava normalmente, ma a livello psicologico è abbastanza comprensibile. Dopo gli attentati era vabbè, è successo, e quindi adesso lì non succede più, come dopo il disastro della Costa Concordia ci fu un'impennata di prenotazioni per le navi da crociera e così via. Invece in questo caso è successo e sta succedendo, succederà, quindi io non sono sicuro, non prenoto, non so se potrò prenotare, non so se potrò partire, non so quando potrò partire, quindi siamo in una situazione che non ci consente nemmeno di fare delle previsioni. E la Commissione ha stimato le perdite per il settore del turismo europeo, detto che probabilmente si avvicineranno sui 400 miliardi di euro le perdite del settore dei trasporti e del turismo, che sono due settori intimamente collegati, non c'è uno senza l'altro. Noi siamo intimamente legati al mondo dei trasporti, tant'è vero che fanno parte di Federturismo Confindustria, le ferrovie dello Stato, i porti turistici, i bus turistici, gli aeroporti, le società di noleggio auto,
i cantieri nautici, noi siamo intimamente legati all'industria dei trasporti. Se si fermano loro ci fermiamo noi, perché dove non c'è trasporto non c'è turismo, ma purtroppo è anche il contrario, dove non c'è turismo non c'è nemmeno trasporto. Adesso è arrivato il decreto rilancio, io sono stato oggi tutto il giorno alla Camera, abbiamo avuto questo ciclo di audizioni con la Commissione Bilancio, perché ci aspettavamo questo famoso bridge, noi lo aspettavamo adesso, e questo bridge doveva metterlo lo Stato italiano, ma non sui fondi europei. Noi dovevamo purtroppo indebitarci un po' di più e utilizzare un po' meglio le risorse che avevamo. Il decreto rilancio ha una dotazione finanziaria molto, molto, insomma, abbastanza corposa. Peccato che non ha centrato gli obiettivi. Questo l'abbiamo detto pubblicamente, oggi siamo su Sole 24 Ore, lo scriviamo a chiare lettere, l'abbiamo detto ai deputati, ai senatori, al governo, ma l'abbiamo detto non come solo come Federturismo Confindustria, l'abbiamo detto come Confindustria, come sistema di rappresentanza delle imprese. Perché questo decreto rilancio ci doveva servire per arrivare a aggrapparci a questo recovery fund, a questo piano da 1.800 miliardi della Commissione Europea, delle istituzioni europee, distribuito su più strumenti, e quindi darci quella boccata d'ossigeno che ci consentiva appunto di programmare con calma, poi creare quel link con quelli, con quegli strumenti là. E però questo gancio ci sta mancando. Cioè questa, diciamo, boccata d'ossigeno per arrivare, nella migliore delle ipotesi, a ottobre, se i paesi troveranno l'accordo entro luglio, ma lì il bridge mi pare che sarà molto limitato, si parla di 11 miliardi di euro, ma a questo punto ragioniamo già per la primavera del 2021, io non so adesso onestamente in queste condizioni quanta parte del tessuto imprenditoriale italiano, della mia filiera, ma non solo della nostra, riuscirà a sopravvivere. E questo, diciamo, non è che noi stiamo facendo la classica lagna perché vogliamo i soldi o perché... Qua ci sono delle imprese che sono chiuse da mesi, ci sono delle imprese che hanno sono chiuse per decreto, ci sono quelle che non sono state chiuse per decreto ma non lavorano perché non possono lavorare, perché non hanno clienti. Gli aeroporti sono sotto il 90%, 95% di operatività in meno. Stessa cosa i treni. La nautica, non ne parliamo, gli alberghi sono vuoti perché non c'è movimentazione, stabilimenti balneari, tour operator, agenzie di viaggio, c'è un mondo enorme, i parchi di divertimento, i parchi a tema, gli impianti di risalita in montagna, le terme, il turismo dello shopping che vale 32 miliardi di euro, cioè, stiamo parlando di un'enorme fetta dell'economia del nostro paese che è attivatore di tantissime altre filiere che non sta lavorando, non sta producendo, e di cosa vive in questo momento? Vive di moratorie e sospensioni. E queste moratorie ti dicono che tu quelle tasse, le tasse adesso non le paghi, ma le dovrai pagare. Ma le dovrai pagare su che cosa? Su dei redditi che non hai prodotto. Quindi il paradosso è che in questo momento gli alberghi dovranno pagare ad esempio la tassa sui rifiuti che non stanno producendo perché non stanno lavorando, o dovranno pagare tasse di concessione su suoli che non stanno utilizzando, e così via. Quindi noi guardiamo con grandissimo interesse a questo piano della Commissione. È un piano ambizioso e, diciamo, apre finalmente la strada a quel progetto di condivisione che tanto, tanto, diciamo, discusso negli anni scorsi, delle perdite, no? Non soltanto dei vantaggi, perché un'unione è tale soltanto quando cerca di... fare in modo che si condividano non soltanto gli aspetti positivi, ma anche quelli negativi. Però i tempi purtroppo non coincidono, la tempistica di questi strumenti temo che per molte delle nostre imprese arriveranno troppo tardi se nella fase di conversione del decreto rilancio non verranno accolte molte delle cose che abbiamo chiesto, o se il governo nel frattempo, come pare, abbia deciso, insomma, deciso, come pare, stia discutendo, non faccia un decreto turismo ad hoc con una dotazione sostanziale di risorse, da maggior parte a fondo perduto, ovviamente, perché stiamo parlando di imprese che non si possono indebitare per pagare tasse
che sono state sospese e in questo momento, tra l'altro, poi la cassa integrazione per moltissime imprese del settore del turismo, perché poi questo decreto di rilancio ha commesso un errore enorme. Non scendiamo quando... troppo nel dettaglio del magari nel secondo turno? Che come no? Certo, no, volevo soltanto dire che quando si parla di imprese del turismo si commette un errore, che è quello di limitare, e questo anche a livello europeo bisognerà stare molto attenti che non succeda, limitare il cerchio al settore alberghiero, a quello dei tour operator, delle terme, di pochi altri settori. Noi in Federturismo abbiamo 22 filiere, 22, quindi quando si parla di imprese del turismo bisogna considerare almeno 22 categorie. Ok, ti ringrazio, mi pare che su alcuni problemi sei d'accordo con Maruccia Terroni. Ora sentiamo chi ha una filiera veramente lunga, che è la filiera Italia, appunto. Dovresti attivare il microfono, sei disattivato. Ti ringrazio di aver aspettato fino adesso. Prego, è il tuo turno. Tu, visto che hai accolto con favore il provvedimento della Commissione, ma hai qualche preoccupazione per la PAC, le etichettature? Prego. Grazie innanzitutto dell'opportunità di un dibattito finalmente non ideologico, perché non che mi sorprenda, ma all'annuncio della Commissione subito l'Italia si è divisa, come spesso accade, tra gli entusiasti sostenitori a prescindere di qualunque cosa l'Europa faccia e poi invece gli inguaribili detrattori che al contrario appunto criticano a prescindere. Io credo che invece questa proposta mai come ora meriti un approfondimento. Due parole sul settore. Il settore, solo per darvi un'idea, in Italia, prendendo dalla produzione agricola e finendo alla distribuzione e ristorazione, vale 538 miliardi di euro con 3,6 milioni di lavoratori. Un settore che molti credono non abbia sofferto semplicemente perché è stato sempre aperto, ma come chi gestisce un'azienda sa, non è che rimanere aperto vuol dire non soffrire. E in realtà è un settore che ha sempre fornito i prodotti a scaffale, ma soprattutto con la chiusura della ristorazione ha avuto e sta avendo un sacco di problemi, 30% del fatturato in meno, i nostri vini che vendono il 40% in meno, crollo dell'export, il turismo è qualcosa che porta indietro un mondo, soltanto di consumi alimentari, la ristorazione, pensate, fa 85 miliardi in questo paese, di cui 30 miliardi da turismo, metà italiano e metà straniero. Quindi è tutto così correlato che non c'è sicuramente da sorridere in questo periodo neanche per il settore agroalimentare. Detto questo, tornando sulla proposta, io credo appunto, senza nessuna ideologia, non si possa fare a meno di capire che siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo, di un passo avanti importante, che piaccia o no, nell'integrazione europea, un bond che dovrà essere fatto per reperire sui mercati, che finalmente rappresenta il rischio sovrano europeo. Non ci sono, come nei precedenti, azionisti, garanti degli stati membri, eccetera. Quindi finalmente l'esecutivo comunitario, dopo 60 anni, va sul mercato e acquisisce di fatto autonomia finanziaria. E rispetto a questi, chi può non essere contento? Io credo che sia una cosa di cui essere soddisfatta anche per le generazioni successive. La condizionalità, ma la condizionalità è una benedizione. Questo è un paese che, qualunque sia il governo, non riesce a riformarsi. Credo che non sia mai come ora attuale la necessità di una riforma della giustizia civile, come quella che richiamava sicuramente la Commissione, una riforma di una burocrazia che, vediamo, per motivi, per responsabilità non solo propria, ha di fatto impantanato tutte le buone volontà della risorsa del decreti che dovevano essere a sostegno delle aziende. Tante risorse davvero messe da parte dell'Italia, tanti programmi forse troppo frammentati con poca visione strutturale, ma che non sono arrivati a terra. Io, al di là di Filiera Italia, sono amministratore delegato di un'azienda che fa oltre 2 miliardi di fatturato, e hai una struttura per difenderti in momenti di crisi, ma la stragrande maggioranza è fatta di piccole aziende a cui è mancato l'ossigeno, e che per questa burocrazia incredibile, per una scarsa visione, perché era facile capire che se tu hai delle banche a cui affidi la gestione non dai poi una malleva, è chiaro che non saranno beneficiari dello Stato, come nessuno
al di là degli atti di amore può richiedere. Detto questo, quindi condizionalità, ma magari se va nel senso di ammodernare il paese, vuoi soldi? Usali per ammodernare, non sono ossigeno di liquidità che serve alle aziende, non in prospettiva, quindi il fatto di averli dedicati a certi settori, aver preteso delle riforme concrete in settori per noi arretrati, ripeto, è una cosa soltanto positiva. Ma pensiamo solo allo sforzo che sta facendo e alla reazione che c'è stata, per agganciarci all'attualità, del presidente Conte, che si può dire tutto, ma il diritto amministrativo lo conosce e sa che se non si modifica, se non si toglie questo terrore della firma del pubblico funzionario, se non si modifica il reato di abuso d'ufficio di responsabilità erariale, ma se io fossi al posto suo, io sono il primo a criticare una burocrazia immobile, se io poi mi devo assumere la mia responsabilità personale, ci penso 10 anni prima di firmare. Quindi serve condizionalità, la Commissione lo impone, grazie e benvenga. La parte mezza vuota del bicchiere che io vedo e che ho espresso: se io firmo un contratto per prendere dei soldi e restituirli, non lo firmo per la parte che li prendo senza sapere come li restituisco. Quindi, al di là della valutazione positiva, come devono tornare indietro questi soldi? L'Italia avvantaggiata dal fondo perduto per quota parte, come avete ricordato, perché ha avuto i disastri peggiori, non perché per questioni di simpatia. Ma come dovrà ripagare questi soldi? E parlo del fondo perduto. Il fondo perduto comunque dovrà essere restituito dalla Commissione agli investitori e si è già detto che dovrà essere restituito attraverso tasse europee. Bene, mi piacerebbe che prima di esultare o criticare si chiudesse il pacchetto. Il pacchetto si deve capire, la negoziazione con gli altri paesi a cosa porterà. Devo dire, ho apprezzato la sottigliezza con cui il commissario Gentiloni ha ricordato ai paesi più riottosi e frugali che forse nell'ambito di una discussione complessiva si potrebbero anche rivedere delle misure fiscali di frugalità fiscale che alcuni paesi sfruttano a proprio vantaggio. Quindi non mi aspetto delle grandissime opposizioni. Ma oltre ad avere il quadro di dove arriveremo con la negoziazione, si dice come restituiamo i soldi. Si è parlato di web tax, si è parlato di tassa sulle emissioni di CO2, si è parlato qualcuno anche di sugar tax. E qui le preoccupazioni aumentano. Aumentano legate al settore che rappresento, perché Timmermans non è stato particolarmente positivo, comunque vicino al modello italiano, quando ha presentato la farm to fork strategy della Commissione. Ha cominciato a dire: andiamo verso un modello sano e sostenibile, fantastico, è quello italiano, produciamo meglio, qualità e inquiniamo di meno, no, però andiamoci con grande innovazione, andiamoci azzerando le emissioni di CO2 che l'agricoltura fa, andiamoci con le scorciatoie della fake meat o della fake cheese, in cui poche imprese di laboratorio, alcune delle quali olandese, guarda caso, potrebbero sostituire in un futuro apocalittico milioni di agricoltori. Beh, quella non è la sostenibilità che ci interessa. Quello non è il modello italiano. Quindi il fatto di dire domani ci saranno delle emissioni, delle tasse sulle emissioni, bene, l'agricoltura per forza avrà anche lei le sue emissioni, anche se siamo alla sua sostenibilità. Allora che vuol dire? Che penalizzi quel versante? Parliamone. Il fatto di mettere una tassa che ipotizzata anche questa, influenzi e guidi i comportamenti alimentari. Io non ho bisogno di un olandese che mi guidi nei comportamenti alimentari dicendo che il prosciutto di Parma o il parmigiano reggiano con Nutri-Score diventano male assoluto da penalizzare magari con la tassa. Quindi ritorno al quadro generale senza parlare di food, grande passo avanti nell'integrazione, lungimirante, perché finalmente, anche se non hanno funzionato purtroppo, ma per la difficoltà di scaricarle a terra, le misure nazionali dovevano servire a dare ossigeno. Adesso serve qualcuno che all'ossigeno dia visione, quindi un'impostazione che si basa sulle imprese e che impone di usare dei soldi per una crescita che non sia appunto la mera sopravvivenza, anche se concordo col dottor Barreca che se prima rimangono tutte morte a terra, poi le strategie di lunga visione
ovviamente non le fai. Quindi io direi, chiudiamo il cerchio, capiamo come questi soldi dovranno essere restituiti, non si firmano cambiali in bianco sulle tasse europee alla Commissione, le stabiliamo ora, stabiliamo qual è il modello verso cui dobbiamo andare, allora poi il pronunciamento sarà assolutamente più coerente, basato su degli elementi, certi. E chiudo dicendo, io al vostro quesito ho risposto sì, le imprese italiane sono pronte nel caso in cui siano esse a poter disporle, interloquire, fare programmi e progetti per l'utilizzo di queste risorse. Se invece, ripeto, si passa attraverso una burocrazia da un lato terrorizzata dalla firma, dall'altro frammentata e polverizzata, allora probabilmente di questi 82 miliardi ne prenderemmo e ne vedremmo davvero molto pochi. Grazie Luigi Scordamaglia. Stanno arrivando le prime domande. Mi pare che da parte di tutti e tre ci sia un accordo sulla necessità di riforme, soprattutto. Cioè che si può funzionare se l'Italia ci dà gli strumenti, vi dà gli strumenti per farlo. Dunque, arriva una prima domanda che è un po' di carattere generale. Non so se qualcuno in particolare ha voglia di rispondere. Carlo Giannone, ex professore associato di economia pubblica dell'Università del Sannio, chiede se secondo voi è possibile immaginare una moratoria dei debiti esterni dai paesi del sud Europa, tra cui l'Italia, una misura che eminenti studiosi ritenevano utile già nel 2008. Debiti esterni, immagino i debiti che l'Italia ha, potrebbe essere una cosa utile a vostro giudizio, se il governo si liberasse di un po' di debiti, del debito pubblico, che in questo momento è una chiave del debito pubblico, mi pare che in Germania ad esempio hanno potuto approfittare molto bene dell'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato, perché c'è uno Stato che ha tanti soldi da mettere sulle cose e quindi sugli investimenti, e quindi hanno potuto fare il 47% degli aiuti di Stato di questi ultimi due mesi sono stati fatti in Germania, perché la Germania ha i soldi per farlo. Ecco, ritenete che in questo momento sia il caso di intervenire sul debito verso l'esterno, soprattutto, come dice il professor Giannone, oppure è un problema che c'è e che però non deve essere risolto oggi? Oppure c'è qualcuno di voi che vuole dare un'opinione? Ma Lorenzo, io non ho le competenze ovviamente per rispondere in maniera tecnica, però credo che sia un po' difficile in questa fase chiedere all'Europa di fare questo, anche perché la maggior parte di questo debito è legata a delle scadenze e ci sono dei creditori che ovviamente aspettano di riscuotere gli interessi a queste scadenze, quindi questo purtroppo non credo che si possa fare unilateralmente, a meno di, perché poi sai, sospendere esattamente il debito, un debito sovrano di fatto, perché di questo si tratta, di una parte dell'Unione Europea, non credo sia mai stato fatto prima. Significa dire ai creditori: i soldi che mi hai dato io te li dovevo dare, ho gli interessi adesso, te li restituisco fra 5 anni. Non lo so, poi magari tecnicamente sta in piedi, magari se fosse possibile ci libererebbe da un peso enorme e ci consentirebbe di ripartire con le gambe libere, quindi se il professore pensa sia possibile, io insomma, ci metterei la firma immediatamente. A Maruccia vorrei chiedere, questa domanda mia, perché tu sei stata la prima a parlare di nuove regole, ma non hai detto nulla su questa condizionalità posta dalla Commissione di soldi in cambio di riforme, della quale invece sono molto soddisfatti sia Luigi Scordamaglia sia Antonio Barreca. In questa fase sono te utile, credo di tu parlare di questa discontinuità, in particolare nel tuo settore, forse una riforma che dia continuità potrebbe convincere la Commissione a dare più soldi per il digitale, quale siamo indietro, ma
ma tanto. Allora, sicuramente la matrice è molto complessa. Le riforme sono benvenute se sono riforme illuminate. Per quanto riguarda il digitale, ti ricordo che non più tardi dell'agosto dello scorso anno, proprio al primo insediamento della nuova commissione, era stata proposta l'idea di un fondo da 100 billion per aiutare le scale-up europee, per creare i tech giant europei. E questo ritengo che sia una delle riforme, se vogliamo chiamare anche questa riforma, più importanti che abbiamo sul tavolo. Perché in questo modo si riesce a contrastare l'egemonia delle piattaforme dei giganti d'oltreoceano oppure di quelli con gli occhi a mandorla. Quello che a noi manca nel digitale in Europa è avere un'industria digitale in grado di competere con il resto del mondo. E anche qui, se poi sai, c'è dietro anche tutto il discorso della digital tax, eccetera, sono stati fatti forse degli errori di leggerezza in passato, non pensando, non credendo che il digitale potesse avere lo sviluppo che in realtà si vedeva da subito che aveva. È un'infrastruttura importante, un'industria importante, un'industria, lo dicevo anche prima, che può trascinare tutte le altre e quindi può giocare un ruolo, vorrei dire, necessario in tutto questo scenario. Non può non essere considerata un'industria strategica come ai tempi è stata considerata tale quella del come si chiama aerospaziale, eccetera. Diciamo che abbiamo fra le mani un argomento importante e ha bisogno di visione, ha bisogno di coraggio, ha bisogno di non avere limiti. E quindi ritengo che ci possiamo giocare una bella partita. Io nel 2013 potevo andare in Silicon Valley con la mia azienda. Tenete presente che Facility Live è una scale-up tecnologica con brevetti in 46 paesi nel mondo, è una raccolta di capitale, tutto il privato, tutto italiano, di 50 milioni. È una company valuation di 225 milioni. Avevamo l'opportunità di portarla in Silicon Valley e da là avviare una grande avventura. In realtà nel 2013 abbiamo fatto una scelta diversa, controcorrente, perché abbiamo iniziato a sentire il diffondersi dell'idea del digital single market, cosa in cui io continuo a credere, cioè questo mercato unico digitale che potrebbe fare dell'Europa veramente il mercato più ricco e importante al mondo con i suoi 540 milioni di abitanti. Un po' meno adesso perché gli inglesi se ne sono grandi, sì, andati. Certo. È arrivata una domanda che è certamente per Luigi Scordamaglia e io non so bene come si colleghi al nostro tema, però te la leggo perché la nostra ascoltatrice Serena Laudisa la pone. In tema di filiera agricola, come valutate il fondo di 30 milioni di euro destinato alla cambiale agricola, prestito a tasso zero per importo massimo di 30 mila euro? Ismea ha aperto l'8 maggio, chiuso il 20, l'accesso del portale dedicato alle richieste dopo averne ricevute oltre 7.500. Non so, però, non lo so come questo si possa incastrare con il corso dell'intervento europeo. Beh, no, non si incastra con l'intervento europeo, però diciamo che è sicuramente apprezzabile l'iniziativa. Riprende però forse, e quindi sono assolutamente soddisfatto che Lea lo abbia fatto. Ripete però un pochino forse le iniziative fin troppo frammentate e di dimensioni inadeguate, anche se Ismea non poteva fare di più, a cui abbiamo assistito in questi giorni. Faccio l'esempio
più che della un esempio analogo, avrete letto la questione dei DPI, del contributo del credito d'imposta DPI, che doveva delle mascherine o che doveva diciamo aiutare le aziende ad implementare questi sistemi all'interno dei propri impianti. Beh, è andato esaurita il plafond di 50 milioni in meno di un secondo, cioè 3.000 aziende sono riuscite solo quelle che facevano dalle 9 alle 9,01, quindi tutte al di sotto del secondo, e alle 9:30 c'erano richieste per oltre 1 miliardo. Quindi non so poi come effettivamente con Ismea questo si sia declinato, ma credo che anche lì le risorse siano state notevolmente inferiori rispetto alle disponibilità, con tanta partecipazione di chi poi non riesce ad arrivare. Ripeto, non so bene come è andata la misura, sono contento che ci sia stata, ma serve oggi programmare delle misure più strutturate che non generi frustrazione in chi resta fuori, perché potete immaginare come a chi è arrivato al 9,02 delle aziende sia rimasto fuori per oltre 1 miliardo, la sensazione di frustrazione, e forse sarebbe stato meglio in quel caso non farlo per niente. Quindi tutto quello che è programmazione, tutto quello che esce finalmente dall'emergenza e spinge un paese che vuole utilizzare delle risorse a programmare il proprio futuro, anche attraverso una condizionalità, non è una condizionalità di rispetto dello zero virgola, è una condizionalità che ti dice: ce l'hai un futuro? Se vuoi costruire il tuo futuro ti do i soldi, se vuoi mutualizzare un debito passato non te li do, semplice. È arrivato adesso, abbiamo solo 6 minuti, per cui chiedo veramente un flash a tutti quanti e poi andiamo all'ultimo sondaggio e chiudiamo. Andrea Mariani chiede: e i lavoratori quando potranno essere riassorbiti? Il fondo europeo SURE è stato usato, questo è il fondo europeo per finanziare la cassa integrazione al fine di non disperdere i lavoratori esperti delle aziende. Ecco, se con un flash vi potete dire, Barreca e Terroni e Scordamaglia, in quest'ordine un flash, mi dite cosa ne sarà dei vostri lavoratori e se si sta usando questo fondo se l'Italia vi ha dato, il governo vi ha dato qualche segnale. No, noi al momento stiamo utilizzando gli strumenti di sostegno al reddito ordinari, tra virgolette, e quindi non stiamo attingendo a fondi diversi da quelli della cassa integrazione in deroga e del fondo sostegno al reddito, che sono strumenti che erano nel nostro ordinamento con adesso un ampliamento della dotazione, che però, dicevo prima, hanno notevolissime criticità, quindi ad oggi su fatto 100 il numero di richieste fatte solo un terzo risulta evaso, e con i pagamenti che in moltissimi casi ancora non stanno arrivando. Quindi no, noi non abbiamo ancora utilizzato questi fondi. Grazie. Peroni? Beh, allora, è sicuramente un problema, è iniziato come un problema e continua a essere un problema. Noi, la mia azienda fortunatamente non ha avuto bisogno di fare ricorso alla cassa integrazione, perché in questo momento così sfortunato un po' per tutti, il digitale ha avuto un'accelerazione, quindi non siamo ricorsi a nessun tipo di aiuto, di supporto in questa direzione. Oltretutto siamo anche fortunati, noi che lavoriamo nel digitale, anche per un'altra questione, perché io ho messo la mia azienda dal 21 di febbraio, da quando si è sentita la notizia dei turisti cinesi, in smart working, e ho già preventivato di tenerla fino a settembre. Siamo strutturati, possiamo farlo, abbiamo un'attività che ce lo permette. Certo è che non è facile per gli altri. Non è per niente facile, e ripeto. I balneari non possono farlo. No, ma mica solo loro, mica sono loro. Scordamaglia, il vostro settore ha risentito parecchio invece. Allora, in termini di occupazione, se
Pensiamo all'industria alimentare, al settore primario dell'agricoltura, certo non ci sono stati sostanziali casse integrazione, se non per aziende che erano finalizzate a servire la ristorazione, anzi da un punto di vista agricolo abbiamo il problema opposto, non abbiamo sufficiente manodopera per l'interruzione dei flussi e questo sta generando delle gravi perdite nei campi. C'è però il settore della ristorazione che invece ha drammaticamente dovuto utilizzare e non è stata neanche sufficiente la cassa integrazione, la CIG in deroga o il FIS messo a disposizione. Il fondo europeo credo che sia un fondo che non si sostituisce alla nostra cassa integrazione ma semplicemente un prestito agli stati per finanziare i rispettivi strumenti, quindi credo poco proprio che verrà utilizzato. Però anche lì bisogna capire che non si gestiscono questi aspetti con dirigismo da burocrate. C'è stata una norma assurda che ha detto che in Italia, correttamente, fino al 17 di agosto non si può licenziare. Dopodiché è stata fatta un'altra norma che dice che però la cassa integrazione, se la usi tutta, puoi fare solo 9 più 5 settimane. Quindi molti sono arrivati ai primi di luglio con 2 mesi di divieto di licenziamento e senza cassa integrazione. Per le piccole aziende vuol dire porta i libri in tribunale. Adesso stiamo cercando di correggere questa discrepanza, ma ripeto, non è per decreto che si sana la disoccupazione, non è dicendo a un'azienda non licenziare che crei lavoro. Quindi una visione non, un po' più lungimirante, se ci aiuta l'Europa ad averla, cosa che ancora non ha fatto, ben venga. Ok, allora io rimanderei, ringrazio Damaglia, manderei rapidamente in questo istante il sondaggio, mentre facciamo i saluti la gente può rispondere al sondaggio. Ricordiamo, certo, questo sondaggio ha solo 3 domande, non c'è l'opzione se il governo fa la sua parte, ma diciamo in condizioni, non era riferito che le aziende non sono capaci di farlo. Le condizioni generali potevano fornire questa opportunità. Allora, intanto che arrivano i risultati del sondaggio, io ringrazio tutti quanti, ringrazio Antonio Barreca di Servizio Turismo, Maruccia Teroni di Facility Right, Luigi Scordamaglia di Filiera Italia per questo dibattito, è stato molto interessante, da qua mi sembra uscito sostanzialmente che o il governo italiano fa la sua parte seriamente molto in fretta, soprattutto anche per un ponte prima che arrivino i soldi europei, oppure questi soldi europei potrebbero arrivare, come si diceva una volta, a babbo morto, cioè quando molte aziende non sono più assolutamente in grado di rimettersi in carreggiata, soprattutto appunto ricordare la Santa Maria, una grande azienda come la sua che lavora in tutto il mondo ce la fa, l'azienda di Taroni ce la fa, ma tantissime delle aziende di Barreca, diceva, per la prima volta adesso il turismo risente pesantemente di un fattore esterno che non ha sentito con le porte gemelle, con le strage di Atocha, che non ha sentito con le strage a Londra e così via. Ecco, sono arrivati, ecco, i risultati del sondaggio, c'è fiducia in voi, siamo arrivati al 69%, quindi avete guadagnato un 30% di consenso, avete dato fiducia, vedi, conoscersi tra cittadini e imprenditori può essere utile certe volte, no solo il 13%, quindi ci lasciamo con questa nota di ottimismo, ringrazio ancora tutti quanti, ringrazio il nostro CEO Stefano Di Persio, Antonella Dente in regia e vi saluto rispetto al prossimo evento di Smart Event. Ciao a tutti, buona serata.